Oggi, ragazzi, abbiamo un tre chiacchiere molto particolare perché lui è un grandissimo disegnatore, un grandissimo fumettista, ma in più alterna anche l'attività di tatuatore. E quindi pensate, farsi tatuare un personaggio che lui disegna nei fumetti, quanto verrebbe bello il tatuaggio, ma alterna anche un'attività nel mondo a luci rosse. Quindi queste due alternative, questi due mondi apparentemente così distanti uno dall'altro mi hanno molto intrigato, quindi sarà una prima parte e una seconda parte di un tre chiacchiere molto molto intrigante. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Tre Chiacchiere con, stasera abbiamo Matteo Resinanti, grazie mille per aver accettato. Ciao a tutti. Allora, il pretesto è la chiusura di questa saga. Grande, sì. Che tra l'altro disegni splendidi, e vorrei prima che parliamo citare anche, non me la ricordo mai, Patrizia Mandanici per le due tavole con le vignette, anche quelle molto belle. Non so se Mandanici stai. Mandanici? Mi viene il dubbio. Può darsi. A suo tempo mi... Sì, sì, no, no, perché ovviamente ci conoscevamo ai tempi, adesso non mi sembra che Antonio Serra, virgolette, e la chiamasse Mandanici, però... Perfetto, allora... Salutiamo Patrizia. Patrizia, salutiamo Patrizia, che è più facile, che anche lei ha fatto un ottimo lavoro. E vabbè, insomma, per chi non comprasse Odessa, vi volevo solo far vedere qualcosa, questo giusto perché magari qualcuno non compra Odessa, e anche se la può recuperare visto che è finita. E, che responsabilità è chiudere tutta la saga con l'ultimo numero? Beh, guarda, meno impegnativo chiudere che non aprire, perché quando iniziamo questo progetto Antonio Serra con molto orgoglio, cioè, mi diese il numero uno dicendo guarda farai il numero uno, e io ovviamente mi piacque la cosa, però iniziare è stato difficile. Ma tu hai fatto anche il numero zero, però il numero uno, il numero zero era mi dà numero zero e numero uno, tutti e due. Sì, il numero zero in realtà sono un mix di tavole di vari disegnatori, okay, che messi insieme. Ok, quindi si è presente anche lì. Sì, ok, perfetto. È un dépliant praticamente. Ok, non me lo ricordo uno, perché è passato un po' di tempo. Sì, sì, certo. Numero uno e poi il numero, in pratica, 24, il sesto della quarta serie, il numero 24. Già da quando fu creata la serie si sapeva che sarebbe durata questi 24 numeri. Per cui sì, io già dal progetto iniziale avevo il numero uno, l'inizio e la fine. Per cui più responsabilità iniziale che finire. Finire invece è un po' di, ti dico, un po' di lacrimuccia, perché finisci dicendo che peccato che allo stato attuale delle cose non si farà non è prevista attualmente un proseguo, perché alla fine era divertente. E no, molto. Era divertente disegnarla, penso che sia stata divertente anche da scrivere e penso e da leggere. Che sia piaciuta a chi ci ha seguito, spero che sia piaciuta. Io tra l'altro mi ero leggermente documentato, ma non avevo fatto caso, ho visto due numeri disegnati, ma non avevo fatto caso che quell'altro fosse il numero uno, quindi perché l'altro giorno registravo con qualcuno, ce n'ho lì tutta la fila di quelle registrate ancora da pubblicare e con cui registra, e con lui ha chiuso, vabbè, non mi ricordo, e a lui anche ho fatto questa domanda, e io pure pensavo, lui ha detto, beh, forse è più responsabilità chiudere, invece ho sempre pensato che fosse più responsabilità aprire, perché aprire. Se sbagli... Perché devi dare l'impronta. Ma poi se sbagli dai gente... L'impronta. Sì, certo. Sì, poi all'inizio... Ma che è sta cosa, non mi piace, non la compro. Sì, ma infatti, cioè, nel senso, comunque la saga è stata apprezzata nell'ambito di quelli che sono gli appassionati, ma le critiche al numero uno ci furono... ed era anche a livello grafico, ti dico, per cui non sul fatto che fosse disegnato bene o male, perché quello, tutta la saga, i miei numeri ovviamente parlo per me, sono bellissimi, certo. però appunto qualche critica su, ma questo è un po' copiato, quello c'è sempre ovviamente, però no, io no, chiuderla, ti dico, per ripetermi, chiuderla è stato più un filo di gas, proprio vai, tutta la macchina è già avviata, certo, eccetera, devi solo chiudere le parentesi. È solo più difficile a livello emotivo. Sì, a livello emotivo dici, peccato, era figo. Vabbè, però insomma è una saga che, insomma, bene o male, c'è sempre la possibilità che venga ripresa. Io ho sempre detto che Odessa, secondo me, ha ancora alzato di nuovo
l'asticella, perché lo fece Nathan Never a suo tempo, rompendo la gabbia, sì, e creando, facendo non più il Bonelli classico. E Odessa, secondo me, ha ulteriormente alzato la asticella. No, qui proprio libertà totale. Esatto. Io ho disegnato Nathan Never per praticamente 20 anni, cioè, esatto, non ho fatto molti numeri perché sono sempre stato abbastanza lento, però il percorso è molto lungo, e quando iniziai Odessa, proprio Antonio Serra e anche Davide Ricamonti mi dissero proprio fai come vuoi, cioè ho detto ma quindi posso fare splash page eccetera, sì sì sì, per cui gabbia liberissima, fai come vuoi e dopo limeremo magari qualcosina eccetera, ma io proprio ho impostato le pagine in totale libertà ed è stato, ti dico, davvero una figata. Quando pensano ma in Bonelli siete, i disegnatori sono un po' sotto determinate rigide regole, non è vero, cioè determinati canoni magari ci possono essere, ma in fondo il personaggio seriale impone questo. Dylan Dog, certo, così è vestito, fine. Tex, così è. Certo. Tex, quello c'ha la faccia e non la puoi cambiare. Però su Nathan Never o su Odessa, per esempio, la libertà è stata più ampia e su Odessa proprio totale libertà. Io ho fatto proprio delle invenzioni anche mentre disegnavo la pagina. Eh sì, sì. E infatti io la trovo una cosa veramente... Oddio, guardate l'ultima pagina. Bella, bella, bella. Ti faccio il gossip dell'ultima pagina. Vai. Le ultime 4-5 pagine, okay, sono state disegnate tipo 15 giorni fa. Cioè, praticamente, ecco, perché io mi attardai un po' e alla fine in realtà erano almeno 2 anni che avevo la sceneggiatura completa, ma siccome mi sono perso a fare le mie mille cazzate, mi sono ritrovato con Antonio che mi ha chiamato dicendo devi finire subito, è ovvio, e io ho detto Antonio vai tranquillo, stanotte finisco. Però insomma, sì, tanta roba. Molto Akira lì. Sì, ci sono delle tavole splendide. Ci sono delle tavole splendide. Grazie. Cioè io dico, veramente, chi non è riuscito, perché ho letto tante critiche a Odessa, e mi dispiace perché chi non è riuscito ad aprire la mente e a dire... Sì. Cioè è una cosa nuova, fammi vedere, fammi provare. Perché io so, da quando è uscita, io dico che il comparto grafico di disegni, di colori e di Odessa non ha uguali, secondo me, in Bonelli. Hanno fatto veramente una cosa, avete fatto una cosa eccezionale. Sì, sì, colori così forti, tra l'altro così, a volte quasi un pugno in un occhio, però ovviamente sono voluti. Certo. Così come a livello grafico questa esagerazione anche da parte mia sicuramente, ma anche i miei colleghi, per cui certo tipo di dinamismo, eccetera, è stato voluto, perché tanto il prodotto Bonelli e il lettore Bonelli quello è, quello che se gli cambi Dylan Dog va in escandescenza. Esatto. Col povero Recchioni che tutti i mesi mi vado a vedere le critiche che gli fanno, che in fondo voglio dire che cazzo vuoi che... Cioè, fate fare qualcosa, se no siamo sempre lì. Per cui è molto difficile sul lettore Bonelli cercare di fargli vedere delle cose nuove. Noi ci abbiamo voluto comunque provare e quello che abbiamo fatto è sicuramente una cosa strana per il fumetto Bonelli, perché... Però, cavolo, già si fa fatica a vendere, già i fumetti fanno fatica in genere a vendere, almeno facciamo delle cose nuove. Esatto, ma io mi ricordo una difesa mia strenua dopo il primo numero, perché è uscito il primo numero di Odessa in assoluto, ovunque l'hanno massacrato. E io dicevo, può darsi che mi sbagli io, che magari la serie sarà uno schifo, ma come fai a distruggere una serie al primo numero? Cioè, al primo numero ti deve spiegare l'ambientazione, come nasce. Ah sì, il primo numero, poi ti ricordi che è stato, cioè, dovevi spiegare tutto. Cioè, capito, quindi non era neanche, assurdo, non era neanche cominciata la storia. Quindi come fai a distruggerlo senza... Non era neanche come era il prologo, il numero uno. E lì al tempo sono andato fuori di testa, perché a me queste cose mi fanno arrabbiare. Cioè, tu leggi, che ne so, 4, 5, 6 numeri e poi dici non mi piace, e ci sta. Chiaro, il primo numero, ti spiegano solo l'universo di Odessa, come funziona, come si è arrivati a questo, e tu massacri, ma sulla base di cosa? Sì. Quindi ci sono dei preconcetti, per forza, quindi è normale che ci siano quello da sempre, sì, quello da sempre. Sì, ma sì. Tu, Odessa, che ha colori, e quindi sai che uscirà a colori, hai disegnato in maniera differente, sapendo che sarebbe andato a colori, magari da un Nathan Never, che sai che comunque esce in bianco e nero? Beh,
Allora, quando ovviamente me l'ha sempre detto, me l'hanno ribadito sia Antonio Serra che Davide Rigamonti, non ti preoccupare perché tanto poi dopo facciamo tutto a colori. E quindi c'era, tra virgolette, un po' forse la cosa di dire non stare a mettere troppi neri, ecco, certo, perché tanto poi si asfalta tutto il colore. Però in realtà ho disegnato come farei le tavole normalmente, per cui... dice poi è un problema vostro, io le faccio, sì, esatto, faccio... Sì, sì. Esatto. Io faccio, vado via, cioè, faccio come esatto, disegno, per cui certo, le tavole, paradossalmente le tavole bianco e nero, che a me piacciono moltissimo ovviamente, sono belle credo ugualmente anche in bianco e nero, cioè non è che in bianco e nero sono tipo tavole Marvel, che se vedi in bianco e nero, cioè, sono certi fumetti che dici ma che è, cioè, sì, non c'è un cazzo. Esatto. Perché poi aggiungono tutto in colore dopo, invece no, per come ho disegnato io, no, io ho fatto una tavola completa, normalissima. Ok, quindi se un giorno dovessero fare Odessa in volumi cartonati e negli extra, magari ci saranno pure le tavole in bianco e nero. Potrebbe anche essere, infatti. Qualcuno l'ho anche pubblicata sul mio profilo, andando illegalmente contro la Bonelli, credo, non so. Vabbè, ormai no. Un paio di tavole le ho pubblicate sul mio social, giusto per far vedere, curiosità. No, che secondo me è una bella cosa, cioè interessante vedere poi, soprattutto in quelle a colori, come sarebbe stata in bianco e nero e poi a colori, insomma. E, tra l'altro, la tua formazione nasce proprio, cioè Accademia di Belle Arti, quindi cioè, eri proprio già orientato? No, perché all'Accademia delle Belle Arti non si fa fumetti, chiaramente. No, però insomma, nel senso, eri già orientato verso verso l'arte, verso un percorso artistico. Sì, no, ma io ho fatto il liceo scientifico, okay. ma non c'entrava davvero un cazzo con quello che poi volevo fare e ho fatto e sto facendo la mia vita, perché infatti sono stato rimandato tutti gli anni sistematicamente. E ho finito il liceo, niente, virato immediatamente verso quello che era appunto una cosa che sentivo più mia, Accademia delle Belle Arti. Da lì ho iniziato da solo, perché ho sempre fatto da solo, cioè sono autodidatta, fumetti, e iniziai semplicemente con delle piccole partecipazioni, delle fanzine ai tempi che esistevano. Sì, e poi da lì, niente, ho fatto delle prime prove, e poi c'era il momento in cui Bonelli, fumetti Bonelli, sparavano cifre folli, quindi c'era grande richiesta, e feci la prova per Nathan Never, mi hanno preso subito, e quindi dopo da lì parti così. È vero, e prima c'era un'altra cosa che mi intrigava molto, che era i giochi di ruolo fantascientifici, manuali per i giochi di ruolo. Lavorato anche lì, per facevo l'illustratore per i giochi di ruolo, sì. Che, tra l'altro Stratelibri, non ricordo ancora. Quindi, tra l'altro, fantascientifici, quindi il passaggio a Nathan Never è pure facile. Sì, da una nozze, sì. Quello che poi è il cyberpunk o comunque la fantascienza, a me personalmente è sempre strapiaciuto. Eh sì, anche perché tu hai fatto Nathan Never, Legs per Bonelli e Odessa. Quindi, appunto, quindi rimaniamo proprio tutti nella stessa... Sì. Infatti quando mi chiedono, disegni per la Bonelli, ma quindi fai Tex? Perché la gente conosce solo Tex. Sì, esatto. E vagli a spiegare, no, io disegno un'altra cosa, fantascienza, e gli spiego tutto. Però solo fantascienza io. Sì, infatti ho visto, e quindi si vede che comunque... E tu che leggevi quindi da ragazzino? Di fumetti. Ho letto una fraccata di fumetti, davvero tanti, fino a una certa età, quando poi improvvisamente sono diventato vecchio, adesso sono molto molto pigro e ne leggo molti di meno. Però sì, una marea di fumetti a partire dai famosi L'Eternauta, se te lo ricordi. Eh sì, come no. Non il fumetto, ma la rivista. Collana. Che ce l'ho tutta qua in pirata sotto. E quella è stata proprio la formazione, sì, per cui quel tipo di fumetto lì e i Metal Hurlant, per esempio, sì. Avevo 14 anni ed era stata una folgorazione lì, proprio età della formazione, proprio mi ha dato, certo, un imprinting incredibile lì, credo, a pensarlo adesso dopo anni. Eh sì, vedendo anche Odessa, insomma, ci sta. Sì, ci sta, assolutamente. E quindi quali erano i disegnatori che ti intrigavano di più, che ti... Quelli che tu dici, wow, questo è il mio... Beh, ogni volta ce n'era uno diverso, perché se ci penso, vabbè, ai tempi, tanto per dire, mi viene in mente adesso, improvvisamente, mi viene in mente
Liberatore di Rank Xerox, sì, che peraltro in italiano non appariva su, su l'Eternata, però Liberatore con le sue anatomie perfette eccetera, era sconvolgente per me, sconvolgente. E, oppure mi viene in mente che è morto di Covid l'anno scorso, ma mi è piaciuto molto, chi se lo ricorderà, e si chiama Juan Jimenez. Ah, sì, e mi piaceva tantissimo, certo. Mi piaceva veramente molto molto. E che, a chi non piaceva quel tipo di fumetto, quella che veniva definita la scuola sudamericana. Assolutamente. Sì, lì ovviamente mi ha segnato molto, credo. E invece nell'ultimo periodo che proprio mi ha scioccato, e nonostante fossi già grande, già vecchio, però mi ha proprio preso la mano e me l'ha iniziata a rimodellare un po', sporcando molto il segno, è stato, non mi ricordo se si chiama Niei, quello di... Sì. Di Madonna, Abara o anche, Madonna, mi sfugge sì. Adesso, Blame, sì. Ecco, quello di Blame, cioè quel fumetto lì per me è stato allucinante. Tra l'altro io ho parlato con una tua collega di Odessa, uh-huh, che mi ha detto la stessa cosa, mi ha detto la Vicari? Sì. E mi ha detto, io beh, miei, sì. I suoi neri, i suoi cose, insomma. Sì, no, è sconvolgente lui, sconvolgente, per me è sconvolgente. È vero. Ancora me lo rileggo, peccato che anche lui ha alti e bassi allucinanti, fa delle cose favolose, delle cose che dici, madonna, che noia. Però sì, quelle cose che ha fatto belle sono bellissime. Cioè, è vero, anche lei ne parlava. Ma io stavo guardando, perché il tuo esordio è stato con Legs o con Nathan? Legs, ok, quindi due numeri di Legs e poi... Sì, okay. Due o tre numeri di Legs e poi dopo Nathan Never per anni di fila. E quindi praticamente Legs e Nathan Never sono stati i primi a livello di sì, professione proprio. Sì. Quindi lì hai capito che, oddio, forse si può fare come lavoro. Sì, è stato strano perché quando a suo tempo, che era... parecchi anni fa, si parla del 95 se ci pensi, sono parecchi anni fa, improvvisamente mi arriva la sceneggiatura completa del numero di Lex che avrei dovuto disegnare, per cui dalle tavole di prova, sì dai va bene, no questo è ok, no to, va bene, boom, sceneggiatura completa, ancora stampata perché le ancora c'erano poco, il plico alto così di fogli da leggere, e ho detto urca, c'è da lavorare, molto difficile, perché è stato molto difficile come impostazione di lavoro, perché ti ritrovi da un giorno all'altro che c'hai 100 pagine da disegnare. Certo. Però sì, da lì è in automatico è diventato il mio lavoro. Cioè io tutti i giorni mi svegliavo, mi mettevo al tavolo e ho fatto così per anni, senza neanche rendermi conto che invece purtroppo poi adesso non lo è più. Perché adesso vivere solo di fumetti o vivere solo di fumetti Bonelli è molto molto difficile. Certo. Molto più difficile, assolutamente. Sì, no, purtroppo, nel senso che poi un po' il mercato del fumetto, un po' perché... Sì. Perché poi, insomma... Perché le cose cambiano, eccetera, eccetera. Cioè, ne parlavo anche con Antonio Serra, appunto, perché la stessa Odessa, la serie Odessa, era stata pensata in modo che, nel caso avesse venduto bene, eccetera, eccetera, era aperta a una seconda stagione. Okay. Quindi quando è stata pensata le ultime pagine del numero che hai appena fatto vedere in realtà erano diverse, ma purtroppo non ha venduto quel poco di più che sarebbe servito per poter ipotizzare una seconda stagione, e tutto questo è cambiato negli ultimi due anni, perché fino a 2 o 3 anni fa era tutto plausibile, si poteva ancora fare, invece davvero le cose sono cambiate e cambiano ancora adesso molto molto rapidamente. È vero. I social ci danno proprio il termometro di come le cose cambiano. Se tu pensi a 2 anni fa, sembra già un secolo fa. Cioè 2 anni fa non c'era la pandemia, tanto per dire. Sì. Sembra un altro mondo. E figurati anche a livello di progetti editoriali. Quanto è difficile. Tu immaginati per la Bonelli Editore quanto deve essere difficile programmare dei lavori che vanno avanti così a lungo tempo. E non sai davvero cosa poi può succedere nel frattempo. Ma infatti tu devi lavorano alla cieca, cioè lavorano sulle buoni propositi. Si lavora a vista, come dico io, ormai si lavora a vista, qualunque lavoro, adesso non so che lavoro tu faccia, ma in qualunque contesto lavorativo si lavori attualmente, giorni di oggi, pandemia a parte,
ma si lavora quasi a vista, diciamo, è vero. Intanto facciamo questo e vediamo poi, ed è micidiale. È vero, guarda, io lavoro in un editoriale, un progetto editoriale, scusami, è molto difficile, perché adesso l'abbiamo iniziata fisicamente a disegnare tipo 4 anni fa, il progetto iniziale sarà di 5-6 anni fa, sono secoli. È vero, soprattutto perché, come dicevi tu, parti che magari vende tot, dici ok, ne facciamo una seconda stagione, poi se in corsa cambia ti ritrovi a dover cambiare i piani perché magari cambia il mercato, perdi i lettori, cambia il mercato, cambia le cose, che poi magari se Tex perde 1000 lettori è un conto, se Odessa ne perde 1000 è una percentuale diversa, purtroppo quindi diventa... Tex ovviamente ha i suoi volumi che sono una figata, e adesso invece viaggiava su quella cifretta che, insomma, peraltro non la so neanche, ma mi ha sempre detto siamo lì, dai che invece per poco, peccato. Però chi lo sa, non si sa mai, che magari no, infatti magari ristampandola in cartonato magari rivendi, aumentano i lettori, anche perché quindi... appunto non bisogna avere ansia adesso, perché appunto siccome le cose cambiano, siccome non c'è più non bisogna più avere la mentalità di anni fa, tutto lì, per cui tu sai che esce di Landò, esce per sempre e ogni mese lì, e adesso non è più così. Adesso infatti si fa, per esempio, Chiaverotti lavora con i suoi personaggi e fa delle stagioni, iniziano e finiscono, certo. Ovviamente è un modo di lavorare un po' sincopato, per quello che è difficile poter vivere adesso solo di fumetti, perché tu sai che oggi lavori ma domani non lo sai se lavori e se scrivi o se disegni, però nell'ambito di quello che è questo modo di lavorare adesso così si fa. Basta. Certo, ormai si cerca di limitare i rischi al minimo, certo. Perché se metti in piedi una... Perché se fai il botto grosso, quando fai il botto grosso. Cioè... Esatto, dice, ma al massimo faccio la stagione da 6 numeri, se va male, alla fine, meno male, 6 numeri sono un... certo. Esatto, ho perso 6 numeri di... 6 stipendi di disegnatori, per dire, se no ne perdiamo di più. Eh sì, anche perché una serie regolare deve essere avanti di molti numeri, Madonna. Quindi sì, ti ritrovi senza il... sì, peccato, insomma, è peccato perché poi, ripeto, come dicevi tu, parliamo di pochi anni, non è che parliamo di 20 anni fa. Esatto, capito? Sì, è quello che è inquietante, perché pochi anni fa, sì. Esatto. Poi, tra l'altro, devo dire che poi ci sono queste polemiche un po' sterili sui prezzi, sulle cose, quando poi, ripeto, la gente poi spende migliaia di euro stupidaggini, capito? Stupidaggini, cioè quando io leggo appunto l'Albo Bonelli è aumentato, adesso non so di quanto sia aumentato, oppure quando è uscito Odessa la polemica feroce era che costa ben 5,90 euro. No, ho letto di ogni su questi 5 euro, 5 schifosi, euro e 90, sono 6 euro, che sono, penso, 4 caffè al bar. Adesso io non so quanti caffè al bar prende una persona, ma io personalmente ne prendo abbastanza, e 4 caffè li prendo in 3 giorni, forse anche meno. Adesso, cioè, se vai a contare 5 euro al mese che devi tirare fuori, dicendo che incide sul tuo budget familiare, sul tuo budget, ragazzo, non so, ma 5 euro sono... Adesso se mi dice, ma io perché poi la scusa qual è? Esatto, quella è chiaro, io compro tanti altri fumetti, anche io ho comprato tantissimi fumetti, io da ragazzo, pur non avendo soldi, perché da ragazzo studi, quindi hai pochi soldi, eccetera, certo. Io spendevo ogni mese le cifre che attualmente dovrebbero essere 200 euro di fumetti. 200 euro, 5 euro, sono ancora un budget basso, eppure li spendevo. Perché? Perché mi piaceva. Allora, certo. Se ti piace una cosa, quei 5 euro, 5, li trovi. Se non ti piace, o se è, allora trovi questa scusa per attaccare. Ma 5 è vero, euro, no, ma tra l'altro io ho sempre detto che 5,90 euro è il prezzo di un Tankobon manga normale, 5,90 euro. Vero. Con la differenza che il Tankobon sì, pagherai i diritti, ma lo devi prendere, lo traduci o stampi. Ah, chiaro. Qui devi pagare lo sceneggiatore, il colorista, il lettering, il disegnatore, il copertinista, cioè... devi pagare una redazione che sta dietro. Cioè, questo è un album completamente inedito. Il rischio editoriale, perché voglio dire, Mr. Bonelli, adesso non so chi è il capo che guadagna di tutto, diciamo così, ma Mr. Bonelli anche lui ci mette il suo, dice, io mi arrischio a fare questo progetto, ma poi vorrò guadagnarci qualcosa. Certo. Anche lui. Cioè, certo. No, perché, ma infatti... Perché è una fabbrica dei sogni, sì,
ma tutti noi ci dobbiamo campare. No, poi ognuno con i soldi ci fa quello che vuole, con i suoi soldi ci fa quello che vuole. Alla grande. Però io mi ricordo, c'è un mio compagno, ho raccontato un po' di volte, il mio compagno di classe alle superiori, che i genitori vivevano all'estero, lui viveva qui da solo, e gli davano i soldi all'inizio mese per tutto il mese. Lui dal 20 in poi del mese gli davamo una mano noi, veniva a pranzo di uno, a pranzo, perché lui comprava fumetti per i primi... sì, comprava certo. fumetti per i primi 20 giorni. Diceva, guarda che ne hai comprati troppi. Lo so, ma io non capito. E quindi poi non gli bastavano più per fare la spesa. Sì. E quindi questa è la passione vera dell'appassionato, di quello la che la passione è così, capito? Sì, non è i 40 centesimi in più, esatto. No. Ma questo per i fumetti e per qualunque altra cosa, insomma. Assolutamente sì. No, è veramente stile. È chiaro che ti può dare fastidio, virgolette, per un questione di principio, che palle, è aumentato di Landò, ma non è di quell'aumento che ti fa, non ci credo che incide sul tuo budget, non ci credo, mi spiace, ma è polemica sterile. No, io per allora devo dire polemica che... sterile. Andala a fare il culo, fine. Esattamente. No, ma soprattutto perché io ho sentito gente dice, faccio tre testate, aumentano di 50 centesimi l'una, una la dovrò tagliare. Ma di che? Ma 50 centesimi al mese. Cioè, allora esatto, è una questione di principio. Sì, di guarda, principio. Mi sta sulle scatole che tu abbia aumentato e io una non la compro più. Allora va bene, ci sta. Allora, I soldi sono tuoi. Ma no, allora sono costretto a te. 50 allora centesimi sono costretto al mese. Esatto. No. Vuol dire che nell'arco di un mese spendi, e tanto poi dopo ce abbiamo tutti, perché tanto ce l'abbiamo tutti, Netflix, esattamente. Adesso c'è la Disney, poi c'è chi fuma sigarette, io ho smesso perché sono 5 ragioni, e poi c'è un mare di soldi, allora, 50 centesimi, 1 euro, 3 euro in più, 10 euro perché compri tanti fumetti in più, 10 euro in più al mese. Se hai uno stipendio normale, se lavori, ovviamente, se non lavori non fai il cazzo, cavoli tuoi, sei fortunato. Certo. Ma se lavori come lavorano tutti, tutte le persone al mondo che lavorano guadagnano più o meno le stesse cifre, che sono da 1.200 ai, se sei fortunato, 1.800, diciamo così. Range, in questo range di prezzo ci sta, secondo me, il 90% della popolazione. Esatto. Poi ci sono i ricchi, eccetera, va bene, loro sono fortunati. Ma in questo range ci stiamo tutti, e in questo range 5, 10, 20 euro in più non ti cambia lo stipendio. No. Fine i discorsi. Sì, esattamente, quindi è un discorso che non ci sta. Sì. E tu disegni in digitale o su carta? Sono passato al digitale proprio con Odessa, ossia le primissime pagine di Odessa numero 1 sono su carta. Ok. Ma durante questo coso qui comprai la tavoletta grafica e quindi virai improvvisamente nel giro di due tavole proprio, track, sono passato dal fare prima le matite e poi scansionate e poi disegnate su digitale e poi direttamente di digitale. Ok, adesso come è stato? Faccio proprio il passaggio? Molto più facile, no, super easy, super, super, cioè, sono un delinquente che non l'ho fatto prima. Ok. Perché anche in questo caso qui, come sempre succede purtroppo, però bisogna sempre guardare, credo, quello che fanno gli americani. Gli americani erano secoli che usano le tavolette, che io vedevo. Ed ecco perché a parte che si disegna uguale, cioè per cui... Ormai sì, ormai non si vede la differenza. No, assolutamente. Sfido chiunque, è impossibile. Perché la manualità con cui io disegno su uno schermo della Wacom, dell'iPad, così come la manualità sul foglio di carta è la stessa, la mano è questa e scorre nella stessa maniera, le pressioni, le sfumature, è tutto uguale. Anzi, paradossalmente sul digitale certe cose ti vengono più fluide, non so come dire, il workflow è più fluido, più tu vai proprio sciolto. E ovviamente c'è il vantaggio che controlla il cancio e cancelli e torni indietro, undo, eccetera, che sulla carta non puoi fare. Quindi però, anche velocizzato? È velocizzato, sì, indubbiamente velocizza, sì, indubbiamente velocizza. Dice, poi non ci si arriva uguale cose, per altre cose, però c'è. Sì, però certe cose peggiora perché ovviamente poi vai a zoomare all'infinito e stai lì a fare il pipi 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 sull'occhietto di Tizio Caio, poi dopo ritorni alla grandezza normale e dici cosa sto facendo, che tanto vedrà mai niente. L'abbiamo fatto perché quando andrà in volume cartonato potranno apprezzare... Un Odessone. Sì, esattamente, potranno apprezzare il ricciolo sulla pupilla, insomma. È vero. No, sì, ci sta, insomma. Però digitale,
Quindi no, infatti, perché molti sono ostici nel passare al digitale. No, vuol dire essere vecchi mentali. No, te lo dico, se sei vecchio, e quindi io sono contro l'anzianità. L'anzianità è di la testa, morte. Sì, di testa, sì. Purtroppo, perché anagrafica avanza. Esatto. Quindi combattere sempre l'anzianità. Se c'è qualcosa di nuovo e moderno, almeno provarlo. Almeno ecco, bravo, esatto. Prima lo prova, poi dopo dici sì, no. Però da provare. E io così ho fatto e ho detto, ah no, la cosa è buona. Sì. Ma tu usi sia la tavoletta che l'iPad? È uguale. No perché, no, perché è una cosa... Allora, l'iPad tre anni fa non era... Un'altra polemica. No, invece è una cosa che mi ha sorpreso perché molti stanno usando l'iPad e quindi ho fatto questa considerazione perché secondo me 2 o 3 anni fa l'iPad non era ancora buono per disegnare a livello di una tavoletta. Mentre secondo me con l'ultimo... con l'ultima release del software e gli ultimi release di iPad, secondo me adesso se la batte alla pari con le tavolette. Alla pari, sì. Guarda, io le ho tutte e due, ho sia la solita, quella famosa, la Wacom, sì, che poi ho preso l'iPad, e non c'è una superiorità perché entrambe sono il top di gamma, per cui su alcune cose ti dà un'impressione mentre disegni che sia più buona una e su altre più buona l'altra, però non c'è il vincitore, per dire. No, ma non era una gara, era per dire che l'iPad ha colmato il gap con la Wacom. Assolutamente, io ho dei colleghi che mi sembra che stiano disegnando i Marvel, per dire, direttamente con l'iPad, per cui voglio dire, uno strumentino grande così, ragazzi, cioè, col vantaggio che quello puoi disegnare ovunque. Poi disegnavo ovunque, a me è capitato di disegnare delle pagine di Odessa al bar, io vivo al mare, vivo a Misano Adriatico, ho disegnato praticamente un paio di pagine e le ho disegnate al bar davanti al mare. Cioè, bellissima questa cosa. Una figata, sì. Bellissimo. E chi c'era intorno che diceva? No, non capisco. Non capisco. Sembra che sei uno che sta facendo robe strane su un pad, ma no, la gente non capisce. Però bellissima questa cosa che uno possa portarselo dove vuole, sì, e lavorare dove vuole, insomma, quindi che mi immagino chi non c'ha... sei più legato a quello stereotipo del disegnatore di fumetti che è chiuso in quella che nella stanzettina. Esattamente. Cioè, anche quello ovviamente, però certo. anche ormai davvero dove vuole. Sì, la bellissimo. La tecnologia, questo aiuta. Tra l'altro da lì lo puoi inviare dove vuoi, cioè se per assurdo vuoi mandarla a qualcuno o fa è tutto. Infatti, in tempo reale direttamente dall'iPad. Sì, tanto per dirti, le ultime pagine di Odessa che appunto c'erano i tempi strettissimi e perché mi ero attardato, niente, io disegnavo, finivo la tavola, la mandavo al boss, e Antonio Serra e Rigamonti, e loro approvavano e pam, rimbalzavano al colorista, e quindi facevamo proprio una stessa giornata, pam 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 e via. Esatto. Questo con la carta sarebbe impossibile. Sì, dovevo andare in redazione come faceva a suo tempo, arrivo in redazione con la metropolitana, buongiorno bim bim, buongiorno, sì, dove è Antonio, lì, e via. Certo. No, adesso tutto via email, FTP, il Qt FTP che si usa per caricare le pagine sui server e via, oppure direttamente in mail. Sì, spettacolo questa cosa, assolutamente. Ma c'è un personaggio, Bonelli, che ti piacerebbe disegnare? Beh, io ho iniziato a disegnare fumetti pensando proprio a Dylan Dog. Okay. A me, ovviamente, sì, il mito di Dylan Dog io ce l'ho, è inutile che lo neghi. Quando uscì Dylan Dog è stata una bomba che mi è esplosa tra le mani. Anche tu ricordi il primo numero di Dylan Dog che hai letto? Perché questa è una cosa che si ricordano in tantissimi. Sì, assolutamente. È stato il 16, mi sembra, il Castello di Chiogliostro, che mi sembra sia il 16, adesso non mi ricordo. No, beh, il numero senso la storia, poi il numero, certo. E poi ho recuperato subito gli altri numeri, quei primi 15 che erano usciti, e lì era un'ansia ogni volta che doveva uscire, dai, quando esce. È vero. Sì, no, è stato incredibile. Io abitavo a Milano ai tempi, ed era spettacolare, perché tu salivi sulla metropolitana e tutti avevano in mano Dylan Dog, tutti, perché non c'era il cellulare, tutti erano lì così, ma è incredibile, pensarci adesso è fantascienza, cosa ho vissuto. È vero, no, è stata una cosa devastante Dylan Dog, perché molto tutti, ed è diventato, io mi ricordo i più piccoli addirittura lo compravano e lo leggevano di nascosto,
perché i genitori non volevano. Ah, perché sì, perché, perché era scabroso, c'era oro, mezzo nudo, sì, c'era, capito? E quindi a 12-13 anni lo compravano e se lo passavano di nascosto, insomma. Quindi, no, è stato un evento epocale. Sì, infatti anch'io avevo quei 16-18, mi sa, andavo in terza, quarta liceo, non mi ricordo. Sì. 86. 86 è uscito? Quindi dal 69 all'86 quanto fa? Vabbè, 17. Sì, siamo lì. Sì, ecco, vedi. 17, io ce ne avevo 16. Quindi l'ho iniziato a acquistare un anno dopo, sì, 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 avevo 18 anni. Appena. E poi un anno dopo era proprio cominciava il boom. Nel pieno, perché, sì, sì, il boom, perché è partito da intorno a, sì, intorno al 10, non mi ricordo quando cominciava. Comunque sarei curioso di un tuo Dylan Dog. Che poi adesso tra col color, sì, sì, il maxi, quindi ci, sì, sono, sì, varie possibilità per provare Dylan Dog. Insomma. Devo entrare nelle simpatie di Recchioni, come faccio? Tu lo conosci? Beh, già ne ha parlato bene. Beh, ma sì, parlato ma bene, ma Recchioni non funziona così. No, non lo conosco. Neanche io, non funziona leccandolo, non credo. Lui mi manca, insomma. Dai, beccalo, ti devi essere divertente. Sì, assolutamente. E, adesso io... 5 minuti o un paio di cose te le devo chiedere, quindi chi ci sta seguendo vuoi parlare di altro? Ci metta a letto i bambini, perché io una curiosità, c'è, cioè, un paio di curiosità, certo, vabbè, sì, adesso, quei mondi completamente colora tutto il rosso, sì, di rosso, fai il quadratino, lo fai rosso, esattamente. No, senza entrare nei dettagli, però questa cosa mi incuriosisce, cioè, nel senso, sono due mondi molto distinti, molto senza, sì, che io, allora io non sono, poi io ti dico, io faccio, sono in tre mondi distinti, perché fumetti, stiamo parlando adesso che stai entrando, fumetti abbiamo, stiamo parlando ovviamente che stai ne hai paura, ma non averne paura, stai parlando di film pornografici, sì, sì, no, assolutamente, guarda, io sono uno di quelli che non c'ha il minimo problema, grande, di questa cosa, anzi sono, sì, sì. E, che ho diretto, dirigo, ogni tanto faccio ancora, anche lì è un campo estremamente in crisi, come e più dei fumetti, per cui soldi finiti, non c'è più mercato perché è tutto gratis sul web, per cui si fa ancora fatica, però ancora qualcosina ogni tanto giro, e poi appunto vivo di altro attualmente perché faccio i tatuaggi, è il mio lavoro. Ok, questa manca, questo non c'era da nessuna parte. Sì, sì, non c'è neanche su Wikipedia, non so come si faccia a modificare quella pagina, vorrei provare a farlo, ma non ci riesco. E sì, io attualmente sono un tatuatore. Ah, bellissima. Quindi, questa cosa. Sì, 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 ho il mio studio di tatuaggi, eccetera, e sono molto apprezzato anche proprio perché la gente si stupisca di come io sappia disegnare, virgolette, per loro così bene. Infatti mi chiedevo, ma sanno... che tu sei un disegnatore? Sì, sì. Okay. No, assolutamente riconoscono che c'è una mano diversa dal classico tatuatore che prende il cosino e lo ricalca, e si basiscono quando mi chiedono una cosa e dico non c'è problema, te la disegno adesso, e tra, gliela disegno. E sono molto apprezzato per questo. D'altronde, ovviamente, per me disegnare quello che poi diventa un tatuaggio rispetto a una tavola bonelliana è estremamente più facile. Certo. Una tavola bonelliana è molto difficile da fare. Cioè, quando mi chiedo come si fa a disegnare fumetti, è molto difficile perché l'impostazione, l'anatomia, la prospettiva, tutto deve essere, tutta la tavola deve essere bella ed è difficile disegnare. Disegnare per uno sketch di un tatuaggio è molto, molto più facile. Anche perché è piatto, è lì, è statico. È piatto, è quello lì. Poi puoi fare quello che vuoi, però ovviamente. Certo. Invece se vuoi tornare nella zona rossa, sì, è un mondo che ho frequentato. Lì hanno rovinato un po' il cellulare? Cioè, nel senso, oggi, bene o male, se c'hai... Cioè, nel senso, no, non lì, che tiri quello fuori... Che ha rovinato, quello che ha rovinato, se nei fumetti quello che ha rovinato è stato il cellulare, nel porno quello che ha rovinato, ma anche lì, è il mercato, non ci si può fare niente. È l'offerta gratuita di pornografia. Cioè, tu adesso vai su Google, scrivi qualunque cosa vuoi vedere, porno, e la trovi gratis in due click, forse anche uno, senza neanche ormai più pop-up o quasi. E questo ovviamente cosa fa? Porta un'offerta smisurata. Quando eravamo piccoli noi, tu hai la quello mia età, stavo pensando. Appena detto, cercare il porno era estremamente difficile e costoso. Esatto.
quanti soldi ho speso in noleggi di VHS. Aspetta, e la VHS è stata già la rivoluzione. Sì, perché prima della VHS era proprio il deserto. Sì, esatto. Il video 8 o i giornali, figurati. Esattamente. Invece l'offerta gratis di tutto questo materiale ovviamente porta a una sovrapposizione, per cui c'è anche meno domanda a quel punto. C'è troppa offerta, la domanda cala, legge certo. di mercato. Quindi troppa offerta, cala il prezzo, addirittura è diventato zero perché è gratis. E quindi, ma voi non prendete niente? Cioè nel senso, se no, una piattaforma carica... Ma lì... tu immaginati un mega multilevel, la magnifica piramide. Il multilevel funziona... È un sistema inventato dai capitalisti, gli americani sempre, che il multilevel funziona che chi è in cima alla piramide guadagna un pacco di soldi, esatto. ma tutti sotto lavorano solo per far andare i soldi in cima. Per cui se tu lavori per... Adesso per esempio ci sono quei mega portali Pornhub, eccetera, eccetera, e la vendita di materiale attraverso questi canali, cioè poter guadagnare attraverso questi canali è possibile. Ma è talmente impossibile nella realtà che in realtà tu stai facendo un lavoro solo per portare i soldi là in cima, a Mr. Pornhub. Certo. Per cui tu puoi creare... Ma perché le revenue per ogni... Per le voi sono irrisorie. Cioè loro prendono perché voi siete 1000 a fare e quindi se prendono un euro da tutti prendono... Ma voi prendete un euro. Cioè, sì, sì, loro su Pornhub mi sembra che si parli di revenue del tipo, adesso non mi ricordo, ma è un euro ogni 10.000 click o una roba del genere, cioè quando hai fatto 20.000 click... Forse paga più YouTube. Sì, sì, ma robe folli, cioè per cui tu dici sì, vabbè, lo fai perché ti diverti, quindi a maggior ragione c'è tutta una serie di persone al mondo che creano contenuti nella speranza di guadagnare e perché credono e perché si divertono. E quindi Mr. Pornhub, sempre là in cima, si trova che ha materiale gratis, bello, e ci guadagna un pacco di soldi, ma solo lui. Quindi, è vero, infatti me lo sono chiesto questa cosa. Sì, sì, allora, o io mi chiamo improvvisamente Pornhub, o un nome a Pornhub, come certo. c'è Xvideos, eccetera, certo. oppure non ce la puoi fare. Io ho il mio sitarello che funziona icchia, c'è una piccola base di utenza affezionata, ma assolutamente non... Allora, te lo posso anche dire, l'anno scorso tutto una 12 mesi ha generato, attenzione, il mio sito, quanti soldi sono entrati in tutto l'anno scorso? 1.200 euro in un anno, per cui capite cosa me ne faccio di 1.200 euro in un anno? No, perché devi togliere, ci vai a rimettere, se togli tutte le spese. Assolutamente, perché infatti per creare quel materiale io ho speso dei soldi, perché le foto e la ragazza di turno l'ho pagata. Ma anche quindi, solo il mantenimento della piattaforma. Anche solo, e ci sarà una partita IVA dietro, quindi... Certo, tanto poi dopo le tasse le pago anche io. Appunto, il commercialista lo paga, eccetera, per cui è proprio uno zero assoluto. Sì, infatti questa cosa del gratis, per assurdo, in questo momento... Però appunto l'hanno creata appunto gli americani con questo sistema e noi ne siamo stritolati. Sì, infatti quando è diventato tutto gratis, perché all'inizio c'erano solo preview gratuita, poi sì, se volevi invece poi hanno aperto tutto adesso quindi... invece è tutto aperto e poi c'è l'area premium, se ti piace proprio una cosa puoi andare a pagare, ma esatto, il gesto è quello, ma no, ma nel senso che c'è talmente, come dicevi tu, c'è talmente tanta offerta che devi essere proprio quello che va a cercare quella cosa lì, che va a cercare quella cosa lì, che siccome sulla Terra siamo 6 miliardi qualcuno capiterà, sì. ma quei pochi soldi che cadono vanno sempre là, sempre là in cima, sì sì, anche perché sennò sono divisi per... A te arriva quell'un euro ogni 10.000 click, per cui... Esatto. E invece che ne pensi di OnlyFans o simili? OnlyFans è sempre lì, il mercato che si evolve, però OnlyFans è cresciuto da 7 milioni di euro a 250 milioni di euro durante la pandemia, ma è cresciuto in una maniera, ho visto addirittura ha parlato, credo forse Montemagno addirittura, ha fatto il grafico, però anche chi partecipa lì, cioè chi c'ha il suo profilo e chi c'ha la sua cosa, guadagna un botto di soldi. Con calma. Un botto di soldi nel senso che parliamo di ragazzine di 20 anni e che quindi se guadagnano 1.000 euro al mese loro... Esatto, certo. Perché infatti ti dico, la mia compagna è un'attrice pornografica e a suo tempo ha fatto i suoi film eccetera e adesso ovviamente ha il suo canale OnlyFans, per cui sì, non ti aspettare
ci fa qualcosina che va bene, ma no, non sono cifre. Ecco, no. Appunto, quei 1.000 euro, quando fai 1.000, wow. E no, appunto, però è la ragazzina probabilmente la ragazzina che lo fa per gioco, che, è lì quello, esatto, che viene tutto guadagno. Assolutamente, perché se tu a 18 anni e un giorno guadagni 1.000, 1.500, 2.000 euro stando nuda sul divano, sono soldi. Esattamente, esattamente. Noi a quell'età, ma di che? La paghetta da sgobbare, sì, esatto, sgobbare per un mese intero per avere gli attuali 600 euro, roba del genere. Ma sgobbare, lavorare, non stare nudo sul divano. Però vabbè, quello è anche uomini e donne. Però sì, comunque sia, per tornare al discorso di OnlyFans. E poi secondo me su OnlyFans c'ha più successo la ragazzina vicina di casa che non magari la professionista. Assolutamente. Cioè, perché infatti, lì c'è la cosa porno, di... Sì, 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 è così. Infatti il mercato del porno non c'è più quello che esisteva quando eravamo ragazzi noi, ossia il film, la storia, la puttanata che ha elaborato. No, non c'è più. Adesso c'è, perché il mercato si è cambiato, perché la gente vuole quello, la cosa proprio molto reale. Per cui anch'io quando giro adesso film, nella finzione di quello che è, però in realtà tendo a fare una cosa che sia estremamente più realistica possibile. Certo. Per cui nessuna costruzione del... per dirti l'idraulico che arriva, bibi, mi scusi signor, no, ma oggi farebbe ridere, certo. No, riderissimo, e non interessa a nessuno. Adesso invece vuoi vedere proprio la vicina di casa, tanto guarda, questa è la mia vicina di casa che è nuda e fa le zozzate, esatto. E su quello ti può intrigare, per cui appunto OnlyFans è un canale che ovviamente, anzi, mi sembra un'ottima cosa. Sì, sì, no, e lì comunque, come dicevi tu, è interessante, ecco. Solo la mia è solo... Cioè, c'è qualcuno che anche ci lì, fa. Anche lì, no? Sì. Ah, no, Mr. OnlyFans. È lui, cioè, che non saprà più dove sbattere. E infatti, credo che ne abbiano aperti. Ho letto altri due o tre nomi. Adesso mi è venuto quello perché era quello più. Credo forse quello più famoso, ma poi ne ho letti altri già due o tre nuovi. Perché poi, ovviamente, quando il primo, secondo me, sbanca, qualcun altro l'apre. Una concorrenza, ovvio. È vero, quindi, vero. Quindi dopo ci sta. C'è chi offre maggiori revenue, eccetera, eccetera. Esattamente. Ma e quindi quando è cominciata prima tra le due? Cioè, prima a disegnare i fumetti? Cioè, prima Lex Weaver? Allora, la scaletta è... no, contemporanea, mi sa, okay. Perché... Aspetta, fammi pensare... No, poco prima i fumetti. Ok. Perché i fumetti io ho iniziato a disegnare nel 96 circa, mi sembra che già stessi facendo il primo Lex. 96, sì. E invece il porno è venuto fuori intorno al 2000, 2003. Ho conosciuto nel 2005, già stavo producendo le mie cose, sì. Ok. E mi fa molto piacere che questa cosa non abbia influito sull'altra, perché sai, ogni tanto, no, c'è qualcuno un po' bigotto che dice: ah, oddio, se lui è, poi, capito? No, credo di no, perché poi no, io ho sempre separato le due cose, per cui... Cioè, no, anche perché sarebbe stupida come cosa. Sì, ma cioè, sì, però cioè, la gente è stupida, lo sa. Appunto, è quello. Sì, sì, sì. No, su quello infatti un po' avevo qualche timore, però appunto proprio per evitare qualunque tipo di idea, io non ho nessun problema, ci ho messo sempre la faccia anche sui miei siti porno, figurati, però appunto tengo separate le cose, per cui una è Matteo Resinanti e l'altra è Mattarcore, e sono, certo, due cose diverse, insomma. Certo, certo. No, bellissimo. La gente magari si stupisce, perché dice: ma perché fai due cose? E io invece mi stupisco il contrario, dico: ma perché farne una sola? No, perché tu come fai tu a farne una sola? Yeah, la domanda, sì, sì, esatto, perché, cioè... che palle, cioè io di fare tutto il giorno la stessa cosa tutto il giorno, tutta la vita, poi ma va là, cioè. Infatti, no, poi soprattutto fatto... perché molto spesso bisogna farne due o tre per tirare fuori poi una cifra. Sì, a parte quello, sì, sì, per campare, esatto, non parliamo poi di necessità, che per campare bisogna farne due o tre, infatti, per forza. Perché poi quello riduce, bene. Diversificare, sì, per, sì, la mente, però poi quello riduce, bene, quello riduce, sì, sì. Alla fine... No, è bellissima, vero, questa, vero, cosa dei tatuaggi, anche perché non lo sapevo. Ti hanno mai chiesto un personaggio... Che ne so, sì, di fare Nathan con... Okay. Sì, 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 ho fatto varie volte, beh, molto manga, molti manga, okay, per forza di cose, manga e videogiochi se ne fanno abbastanza, non è il mio stile preferito, però ne faccio, però mi ricordo un signore di 50 anni, forse anche di più, che con cui parlavo, insomma, a un certo punto fa, no, perché io, insomma, gli ho fatto tutta una coscia dei fumetti bonelliani, cioè di eroi bonelliani. Figo. Per cui gli ho un composite con c'era di mezzo Dylan Dog, Tex, che c'era, tutti gli eroi, diciamo, Zagor, i soliti sospetti, gli eroi, sì, sì, sì,
tutto su una coscia, un coscione così di personaggi, era stato un bel lavoro, sì sì. E infatti mentre glielo facevo dicevo, guarda, hai beccato il tatuatore, esatto. Giusto, perché, è perfetto. Perché io disegno anche per la Bonelli. Esatto, no, bellissimo, perché se uno si fa fare una Never da te, è sì, sì, disegnato, è tatuato, esattamente, quindi è secondo me dovrebbe valere almeno il triplo. Scusa, vero, firmato vero. Dovrebbe valere almeno sì, 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 vero. E che adesso dopo Odessa nei fumetti? Dopo Odessa dei fumetti non lo so, okay. È una bella domanda, una bellissima domanda cui appunto voglio anche rispondere dicendo quanto prima, perché allora quello che ti dicevo prima, attualmente non ho bisogno di fare fumetti per mangiare, okay. Però è una cosa che io voglio fare perché è più forte di me. A me disegnare fumetti l'ho fatto per 20 anni per campare e adesso invece lo voglio fare perché amo fare i fumetti. E quindi attualmente in Bonelli c'è tutta la strutturazione per cui si fa stagioni, per cui io ho finito la mia stagione e non sto lavorando attualmente in Bonelli. Okay. Chi lo sa se viene fuori qualcosa, vedremo. Però appunto voglio guardarmi intorno, ho un progettino mio personale che prima o poi adesso è un magma, è una specie di magma fluido, prima o poi gli do una forma, quando gli ho dato una forma probabilmente parto con un crowdfunding o che ne so, visto appunto le possibilità del web, che sono sempre interessanti. E se no ho alcune proposte da alcuni sceneggiatori, vediamo un po' se per mercato, penso francese, belga, insomma, okay. se vengono fuori delle cose interessanti, però non mi va, ecco, una cosa che non voglio fare è fare fumetti perché devo campare attualmente. Ah no, certo. Per cui voglio fare una cosa perché mi piace. Quindi tra le varie proposte vedere se c'è qualcosa che ti attira. Sì, assolutamente. E invece unire le due cose e quindi creare... Un fumetto, magari non proprio porno, ma magari un erotico. Ci avrebbe senso oggi? No, cioè, sì, mi piacerebbe. No, una cosa fatta però, bene proprio, perché sennò diventa una zozzata. Sì, sì, sì. No, beh, ovviamente Serpieri perché e Bruna l'abbiamo letto tutti. Però, secondo me, tu c'hai un'esperienza diversa. Cioè, nel senso, molto spesso, magari, chi ha fatto un fumetto erotico non sapendo non i meccanismi e la materia, e quindi magari non conosce la materia, io la materia esatto, la conosco magari, molto bene, appunto, sì, quindi sì. Magari rimane un po' un esercizio stilistico, invece secondo me unendo le due cose potrebbe venire fuori una cosa intrigante, insomma. Sì sì, a suo tempo mi ricordo che facevo per sfizio un fumettino di un'attrice porno, per cui con molto ironico, per cui sul set porno, disguidi del set porno. Ho fatto qualche puntata, era carina, Crystal Pornostar, me lo ricordo ancora, lo pubblicavo, figurati, gratis sul web nei primi 2000, appunto, nei 2000 rotti. Però sì, il mercato del fumetto erotico è molto difficile anche lui, perché sta tornando, lo stanno ristampando, ristampando quello vecchio. C'è quel ritorno, però è un po' come dire che stanno ristampando i vinili. Si stampano, sì, ma non è un business. No, certo. Lì sempre far quadrare ore di lavoro più il fatto che lo faccio, sì, mi piace, ma qualche cosa ci devo guadagnare, perché ovvio, per forza certo. devo mettere il pranzo con la cena, le devo mettere insieme. E il fumetto erotico mi piace un casino, ho sempre letto Manara, di tutto, figurati. Certo. E ho un sacco di idee anche lì, chi lo sa che prima o poi riesco ad amalgamare e tirare fuori una cosa. Però sì. Esatto. Sì, perché ripeto, sì. Molto spesso si è visto che sì, che chi l'ha fatto non ci capiva molto, e quindi bello sì. Graficamente, però poi vero, mancava, capito? Come è succede vero. Anche nei film, insomma, nel senso che è si vero. Vede quelli sì, girati sì, da sì. Chi è, e invece quelli che cambi dopo 2 secondi perché non c'hanno proprio sciapi, insomma, non c'hanno proprio niente idea. Sì, assolutamente. Io è stato un piacere enorme. È stata sì, veramente una bella chiacchierata, soprattutto grazie, Manuel. Spiazzante, aperta a vari argomenti, e ti faccio in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Yeah. E grazie mille e niente, in bocca al lupo, buon lavoro. Ciao ragazzi, a tutti, e leggete i fumetti che sono belli sempre. Ciao.